Cari amici di Fano TV, benvenuti al primo di 8 appuntamenti voluti dal Comune di Fano, dalla Proloco e dall'Assessorato alla Gentilezza, proprio inserito in questo progetto nazionale dedicato alla gentilezza, perché in queste 8 puntate gentilezza e dolcezza la faranno da padrone. Mi trovo al circolo ricreativo Le Fontanelle, dove ospiteremo naturalmente degli chef, degli amici di ogni circolo ricreativo qua del territorio, e in questa puntata diamo il benvenuto alle Colonne del Cielo, in rappresentanza del quale abbiamo Loretta e Gabriele. Benvenuti. Grazie. Grazie. Allora, che cosa prepariamo oggi? Quale dolcezza di carnevale abbiamo in serbo per i nostri amici a casa? Allora, facciamo i castagnoli con un po' di frutta. E allora andiamo subito a vedere gli ingredienti. Okay. Cominciamo con la farina, la frutta, la banana, l'arancio, la mela e il limone. Qui abbiamo la mela già tagliata a pezzettini piccoli, il lievito, l'uvetta, il latte, le uova, lo zucchero e l'olio per friggere. Perfetto, allora gli ingredienti utili sono questi, mettiamoci tutti insieme ai fornelli e vediamo insieme la preparazione. Inizia la preparazione di questi dolci, quindi munitevi subito di una terrina dove dovrete poi mescolare gli ingredienti, giusto? Sì. E allora Okay. Cominciamo, iniziamo con che cosa? Ok, mettiamo le uova. Intanto Gabriele, tu puoi grattugiare. Mi piacciono le donne che in un certo qual modo guidano, no? Perché si dice che la cucina è il regno della donna. Ma Loretta, voi siete una coppia di fatto, cioè siete moglie e marito o vi trovate così per caso a cucinare? No, okay. No, lui è presidente del club, sì. E io sono... aiuto qualche volta. Però hai una passione per la cucina. Sì, cucino sempre, questo è vero. Ma questa ricetta la conoscevate entrambi oppure te l'ha fatta conoscere Gabriele? No, l'ho sempre fatta io, perché a me sinceramente i castagnoli normali non vengono mai. Mi si imbevono di olio e invece questi mi vengono bene, sono anni e faccio sempre così. Bene, questo è il tuo cavallo di battaglia. E invece al di là dei dolci, che cosa ti piace preparare in cucina? Qual è il tuo piatto forte? Ma qualsiasi cosa, non è che metto le mani un po' dappertutto. Bene, questa è una bella passione. E allora, mentre tu sbatti le uova questa volta con una frusta, potrete farlo anche con una forchetta o uno sbattitore elettrico, sì, insomma, sì, a casa, a seconda del vostro gradimento, degli attrezzi che avete in cucina. Intanto Gabriele sta grattugiando la scorza di un limone, preferibilmente non trattato, sulle uvette. Allora, intanto Loretta ha aggiunto il latte. Ho aggiunto il latte, 100 cc di latte. E si continua a mescolare. Sì. E poi aggiungo la farina, mano a mano. Perfetto. Evitando così di formare grumi, viene inserita un po' alla volta. Allora, per questi castagnoli alla frutta, amici a casa, potete prendere nota, occorrono 4 uova, una banana, mezza mela farinosa, un limone grattugiato, mezzo arancio grattugiato, 100 cc di latte, 100 g di uvetta, una bustina di lievito per dolci, 300 g di farina, lo zucchero quanto basta e poi l'olio per friggere. Eh sì, perché se poi paradossalmente dici che non ti riescono bene gli altri castagnoli che sono ugualmente fritti, questi qua alla frutta invece ti vengono perfetti. Questi non devono Ok, quindi rimane un fritto asciutto, che poi dovrebbe essere proprio la caratteristica di ogni fritto, no? Asciutto e leggero. Quello vuol dire che un fritto è fatto bene quando tu mangi e poi lo digerisci. Ok, mi piace questo lavoro a quattro mani, eh? È stato un bel lavoro di squadra. Ma nel vostro circolo, quindi, insomma, ci sono occasioni, ecco, frequenti in cui vi ritrovate, cucinate, fate? Allora, prima del lockdown sì, adesso purtroppo. Certamente. Se no, sì. Però non si deve spegnere comunque lo spirito e la voglia di fare, di ricominciare, perché ritorneremo insomma a fare grandi cose, questo è l'augurio. Speriamo. Che facciamo sempre tutti quanti. Allora, la farina poco, è stata anche setacciata questa farina. Ok. Bene. Qui l'impasto si deve fare un pochino, sodo, okay, perché poi con la frutta diventa più morbido. Ok, e quindi la farina, al di là di quella indicata nella ricetta, eventualmente sì, non fosse abbastanza consistente, va aggiunta a discrezione personale. Allora, abbiamo unito la scorza di limone ed arancio insieme alle uvette e poi aggiungiamo anche la mela che è stata grattugiata, tagliuzzata, come più preferite, tagliuzzata. Sì. Quindi la frutta va mescolata tutta insieme con le scorze di arancio e limone. Sì. Ok.
Noi da questa parte aggiungiamo il lievito a uova, farina e latte che abbiamo mescolato insieme precedentemente. Ecco qui. Quindi il lievito lo mettiamo per ultimo. Sì, quasi. Perfetto. E si continua a mescolare. Dal lato frutta invece manca la banana che uniamo alla fine. E la nostra macedonia, se così la possiamo chiamare, di frutta fresca da inserire nell'impasto, è quasi ultimata. Sì, la banana per ultima perché annerisce. Esatto, ed è il frutto più delicato, poi magari si potrebbe anche spappolare diventando una poltiglia. Che poi ci vuole matura. Esatto, perché è più dolce. Allora, per non fare annerire la banana mi è stato insegnato di mettere un po' di succo di limone. Questo potrebbe essere un segreto. Questo potrebbe essere un piccolo segreto in cucina. Anche, potrebbe starci. Di sicuro i più esperti, insomma anche a casa, ne saprete più di me sicuramente. Io qua sono in veste di assaggiatrice ufficiale, no? Lo diciamo una volta per tutte perché non vediamo l'ora che questi castagnoli alla frutta... Che poi tutta questa frutta mette veramente allegria. Mette veramente allegria e dà un tocco diverso, no? A questa ricetta. Allora, in effetti, perché poi mangiarli non sembra nemmeno che ci sia tutta la frutta così. Però dà un aroma particolare, viene fuori un castagnolo speziato in sostanza. Sì. Allora, nell'impasto qui è semplicissimo, c'è solo un goccino di latte e basta, né zucchero, niente. Ok. E lo zucchero c'è già nella frutta. Esatto, e quindi risulteranno comunque gustosi sia per la presenza degli zuccheri della frutta e poi anche per lo zucchero che metteremo esternamente. Quindi la banana deve essere tagliata sottilmente. Come la mela. Come la mela, perfetto. E quando la frutta è pronta, mettiamo insieme. Va incorporata. Dobbiamo accendere l'olio. Subito, eccolo qua. Ecco qua. Una volta Loretta inserita la frutta, se ci accorgiamo che il nostro impasto è ancora troppo morbido, possiamo inserire la farina anche se la frutta è stata messa. Certo. Perfetto. Quindi la preparazione, amici a casa, è davvero semplicissima. Gli ingredienti facilmente reperibili. È un po' asciutta. Possiamo aggiungerci il succo magari dell'arancio o del limone? Si può... Anche si può un fare pochino. In questa maniera? Anche un pochino, sì. Dell'arancio è meglio. L'arancio. Inseriamo la frutta. La frutta la mettiamo nell'impasto. Abbiamo aggiunto un po' di succo d'arancio nel frattempo, che ha anche aromatizzato di più. Sì. E ammorbidito un pochino. La frutta, okay. L'uvetta. Loretta, questo impasto così di primo acchito com'è? È perfetto. E beh, quando lo fa proprio lei, che la ricetta è sua, che sente sua, è inevitabile. Sì. Altra domanda che ti faccio. Questo impasto adesso va fritto, cioè preso a cucchiaiate e fritto oppure ok? E poi fritto. Prendo col cucchiaio e metto giù col cucchiaino. Okay, certo. Serve l'ausilio di un altro cucchiaio in modo tale che con il primo prendete naturalmente la quantità desiderata e con l'altro evidentemente la fate scivolare nell'olio bollente che avete insomma precedentemente preparato. Sì. Quindi pochi minuti, il tempo poi insomma di far dorare. Sì, ci vuole un pochino per cuocere perché devono cuocere molto lentamente. Lentamente allora, mi raccomando. Allora l'olio è pronto, incominciamo a friggere. Allora buttiamo giù direttamente con il cucchiaio, aiutandoci con un cucchiaino. Quindi una piccola quantità con il cucchiaio più grande. Una piccola quantità. E cercate di farli piccoli, quindi ne cuociamo diversi tutti insieme, li facciamo piccoli in modo tale che possano cuocere anche internamente, perché come abbiamo detto in precedenza, la cottura va fatta a fuoco lento, diciamo, in modo tale che si cuociano bene anche all'interno e che quindi il ripieno di frutta non resti crudo. Quindi tanti e piccoli, ok. Intanto sentiamo il rumore dell'olio e questi piccoli castagnoli alla frutta che stanno prendendo forma e anche colore. E questa dose di impasto per quante persone possiamo considerarla? Adesso vengono abbastanza, non so, per 7-8 persone sicuro. Okay. Sì.
Quindi con 300 grammi di farina e anche la facilità nella preparazione di questo impasto, possiamo servire dolce per tutti. Ah, bisogna agitarli in questa maniera? Sì, lo devi muovere. Adesso sotto, che non so, però bisogna agitarlo e sempre a coperchio chiuso. Ok, e quindi anche in casa, al di là della cappa aspirante, friggendo con il coperchio si evitano anche queste esalazioni di fritto in ogni dove. Questo è vero. All'inizio bisogna un pochettino alzare. Ok, e poi man mano che cuoce, poi diminuirlo. Perfetto, per evitare di bruciarli fuori. Ti è mai capitato di bruciare qualcosa? Così consoliamo magari. Sì. Pentole che vanno a fuoco, pentole annerite. No, così no. Fuoco, no. Va bene. Però magari a casa metti su, no? Per certo, dire, fai tante gas, cose. E poi dopo vai di là, fai, e succede. Te lo dimentichi, no? Succede. Come diceva una delle mie nonne, succede a chi fa. Sì. Ecco. Quando saranno dorati, saranno pronti. Perché anche se si girano, sì, ritornano, si girano da soli. E quindi l'ausilio della forchetta serve proprio per riposizionarli e farli dorare ugualmente, insomma, e uniformemente in tutte le parti. Già. Sono venuto con un po' di becchetti, però. Solitamente quale forma hanno? Sferica perfetta, ci scommetto. No, proprio sferica perfetta, no. Però è bello così, no? Perché uno spontaneamente con il cucchiaio, insomma, è difficile anche dare una forma. Quindi devono avere quel colore ambrato, dorato. In ogni lato. E se invece si fa a gas troppo alto, si brucia fuori e non si cuoce dentro, quindi insomma anche bisogna buttare tutto. La frutta ha bisogno di essere cotta, ecco, non è come il castagnolo normale che no, c'è solo. Certo. Allora, i nostri dolcetti stanno prendendo colore, tra poco li imposeremo qua sulla carta assorbente, li faremo raffreddare e poi li passeremo nello zucchero semolato. Ricordatevi questo movimento, a casa. Cioè anche se lo fai attaccato sotto, capito? Sì, però adesso l'importante qui è che abbiano un movimento proprio all'interno. Devono, anche perché l'olio deve andare anche sopra. Okay. Questi sono i segreti per la frittura perfetta. Direi che ci siamo perché hanno assunto il colore necessario e adesso li vediamo. Eccoli qua i nostri castagnoli alla frutta, belli, dorati, appena fritti. Poi ributtiamo giù gli altri e intanto questi si raffreddano, poi gli diamo lo zucchero. Perfetto, e noi continuiamo con la nostra frittura. Castagnoli alla frutta sono pronti, li abbiamo fritti, fatti raffreddare e adesso vanno passati nello zucchero semolato. Vediamo come. Okay. Uno alla volta e poi li ponete insomma in una teglia in modo tale che possiate portarli a tavola dai vostri commensali. Insomma, sono pronti per essere degustati. Ed eccoli qua i castagnoli alla frutta del circolo Le Colonne del Cielo. Siete soddisfatti? Sì. Grazie allora a Loretta e grazie a Gabriele per averci deliziato con questo spettacolo, veramente castagnoli alla frutta per tutti. Noi siamo pronti all'assaggio, io vi do appuntamento alla prossima puntata.